circa 200 i vigili in servizio alla caserma Filippini nel quartiere Vallemiano. Operativa dall'autunno 2019, ma mai inaugurata. La cerimonia prevista inizio 2020, saltata a causa della pandemia. Oggi il taglio del nastro in ritardo. L'alluvione di settembre, il terremoto di novembre, gli interventi delle autorità si soffermano sull'impegno del corpo durante queste emergenze. Quello che è successo 6 mesi fa ci ha ancora ribadito l'importanza di un presidio di vigile del fuoco più possibilmente sul territorio. C'è anche il sottosegretario all'interno, Emanuele Prisco, alta l'attenzione del governo per il territorio marchigiano proprio perché vulnerabile, dice. Poi interviene sugli sbarchi dei migranti, già 3, quelli su Ancona da inizio anno con le nuove regole. A fine febbraio il terribile naufragio di Cutro, l'opposizione che accusa il ministro Piantedosi. Il ministro ha il nostro pieno sostegno, non solo il mio personale, la maggioranza del governo. Una caserma antisismica alla Filippini, sorta nello stesso luogo della vecchia, strutturalmente superata. L'abbattimento nel 2015. In un breve video ripercorsi gli anni del cantiere, durante i quali i vigili hanno lavorato nella palazzina di fronte alla loro nuova casa. La sala operativa ne è il cuore. Nei giorni dell'alluvione, del sisma, grande la concitazione qui. I numeri a testimoniare lo sforzo prodotto nel 2022. Ordinariamente noi facciamo 8.500 interventi all'anno. Nel 2022 siamo arrivati a 12.500 interventi con l'emergenza alluvione e il sisma.